Si è svolta presso la Basilica di Santa Maria Maggiore a Nicosia la Santa Messa celebrata dal Vescovo della Diocesi Monsignor Salvatore Muratore in onore della Virgo Fidelis, patrona dell'Arma dei Carabinieri. L'evento ha visto la presenza delle più alte cariche cittadine, civili e militari, il sindaco di Nicosia, la presidente del Consiglio Comunale, i comandanti locali del Corpo Forestale, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia Municipale e della Compagnia dei Carabinieri di Nicosia, insieme ai comandanti delle stazioni di diversi comuni che fanno capo alla compagnia. Tra i presenti anche l'Associazione dei Carabinieri in congedo, dei Bersaglieri, la Croce Rossa Italiana e la rappresentanza delle scuole di Nicosiane con alunni, dirigenti scolastici ed insegnanti. È stata una cerimonia sobria, come nello stile semplice del carabiniere, oggi sempre più vicino alla gente ed impegnato non solo nella repressione dei reati, ma anche a livello sociale. L'evento si svolge il 21 novembre e la data ricorda la battaglia di Culqualber, quando il primo gruppo mobilitato dei carabinieri si immolò quasi al completo con tale valore che ai pochi sopravvissuti gli avversari inglesi tributarono l'onore delle armi. Oltre a numerose menzioni e decorazioni individuali, per il comportamento tenuto dall'intero reparto alla bandiera dell'Arma dei Carabinieri è stata concessa una medaglia d'oro al valor militare. La ricorrenza della patrona dell'Arma dei Carabinieri, Virgo Fidelis, è stata fissata dal Papa Pio XII per il 21 novembre, giorno in cui cade la presentazione della Beata Vergine Maria e la ricorrenza della battaglia di Culqualber. Dal 1996 si commemora anche la giornata dell'orfano, che rappresenta per i carabinieri e per l'Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari dell'Arma dei Carabinieri un'occasione di concreta vicinanza alle famiglie dei numerosi carabinieri caduti nell'esercizio del proprio dovere, a partire dalla figura coraggiosa di Salvo d'Acquisto, fino ai martiri di Nassiria e le centinaia di vittime della mafia e della criminalità.